Cremona città dei violini, ma non solo, e questo evento lo vuole dimostrare. Assolutamente sì, questa è la 38esima edizione. Certo, i violini prima fila, ma da quest'anno noi abbiamo una grande novità, che sono le chitarre elettriche. Credo che questa voglia portare a dimostrazione di un'evoluzione di quella che è la città di Cremona, che vuole essere la patria della musica, ma che vuole aprirsi a tutti gli strumenti musicali, insieme ai pianoforti che ci sono già da anni, insieme ai fiati, insieme a tutti gli strumenti presenti in fiera e le fisarmoniche, abbiamo aggiunto la chitarra elettrica e anche gli organari, il distretto organario di Crema, conosciuto in tutto il mondo, nel mondo, diciamo così, delle chiese ecclesiastico. Quindi l'obiettivo più importante è il nostro, oltre, diciamo, l'obiettivo primario è quello di far incontrare la domanda e l'offerta, quindi creare sui territori economia, quindi indotto per i nostri territori. Ma dall'altra c'è un filo importantissimo che è quello di far conoscere la musica ai cittadini, in particolare ai giovani, nel mondo dei social media, nel mondo dei cellulari, nel mondo dell'intelligenza artificiale. Credo che la musica aggreghi e aggregare. E questo senso di aggregazione vuole far avvicinare, percorrere questo e far arrivare a questo obiettivo i giovani, farli venire in Fiera Cremona, capire che può essere un'opportunità sì di lavoro, ma di hobby, di passione e di cultura che è stata da una parte tradizione e storia, ma dall'altra parte diventa anche una cura in certi momenti, anche di difficoltà che le persone in tanti momenti della vita possono passare. Venuto in tanti anni, a dire la verità, perché è un territorio, questo importantissimo, che ha dei valori che rappresentano lo stesso territorio in giro per il mondo. Sono quelli dell'artigianalità, dell'espressività, della capacità di costruire ottimi strumenti e della storia che ci sta dietro. Ecco, questi valori sono stati traslati all'interno della liuteria elettrica per creare un dialogo, non una contrapposizione, ma un dialogo tra quello che proviene da 5 secoli fa e quello che proviene da 70 anni fa, in cui è nata la liuteria elettrica, e dalla stessa si è poi sviluppata la storia della musica rock, che è comunque la storia che ci appartiene dal punto di vista popolare e musicale di questi ultimi 70 anni. All'interno ovviamente dell'area si parte dalla liuteria elettrica in quanto area espressiva e costruttiva, ma si arriva fino alla storia degli strumenti, quindi gli strumenti vintage e gli strumenti che sono stati utilizzati da importanti personaggi, band o musicisti. Abbiamo ad esempio una delle prime chitarre, una Stratocaster usata da B.B. King, abbiamo il basso di Sting, abbiamo una chitarra, un prototipo costruito dalla Fender per gli Iron Maiden e firmata da tutti gli Iron Maiden. Abbiamo una chitarra utilizzata da Steve Vai. E abbiamo il basso di Glenn Hughes, il bassista dei Deep Purple, e abbiamo altre cose che hanno a che fare anche con vestiti, indumenti, poster, locandine o l'amplificatore, ad esempio, di Keith Richards del 1964, un amplificatore particolare proprio per la storia che c'è dietro. Il valore ovviamente è riferito a quelli che sono poi i valori che le case d'asta battono, perché facciamo un riferimento, le chitarre più importanti vendute anche in questi ultimi anni, che sia la chitarra di David Gilmour o la chitarra di Eric Clapton, hanno raggiunto cifre di milioni di euro. È ovvio che questi strumenti devono essere da una parte valutati e da una parte inquadrati all'interno di un mercato, però sicuramente hanno un buon valore, oltre al valore simbolico e sentimentale, perché rappresentano un pezzo di storia della musica. Sono Mauro Tortorelli, violinista e anche violista. E sono in duo con mia moglie Angela Russo, pianista, e insieme siamo un gran duo italiano. Sì, in effetti non è da confondere con appunto il violino elettrico di 5 corde, e nemmeno con quello che è successo un po' nel barocco, insomma, che c'erano non violino a 5 corde, ma violoncello piccolo a 5 corde, o viola anche pomposa a 5 corde. E violino, forse che si poteva chiamare violino, ma in effetti era comunque con le misure di una viola. Quindi, in effetti, questo è soltanto grazie alla liuteria ionica che è nato il primo violino a 5 corde, costruito a Napoli. In effetti, l'idea è nata proprio per questo. Cioè io, essendo sia violinista che violista, un po' giocando, anche scherzando, dicevo: ma sarebbe bello non alternarsi con due strumenti, ma avere un solo strumento per poter suonare
appunto anche in concerto, anche viaggiando in aereo, visto che è sempre difficile poter portare strumenti a bordo. E così ho pensato, ma chissà se aggiungendo una quinta corda al violino, che in effetti è la corda do della viola, poter avere due strumenti in uno. Così, grazie appunto alla liuteria ionica che ha accettato la sfida, insomma, di costruire uno strumento del genere, perché appunto avendo le dimensioni di un violino e riuscire ad avere comunque la sonorità grave della viola non era affatto semplice. Diciamo, studiando come qualsiasi strumento, è chiaro che poi ci si abitua e quindi le difficoltà vengono meno. Diciamo che in un primo approccio, avendo una corda in più, chiaramente la misura tra le corde, lo spessore del manico e soprattutto l'angolazione dell'arco può creare dei problemi a chi ha un primo approccio sullo strumento. Si può suonare tutto che appunto scritto sia per violino che per viola, però ci sono compositori che stanno appunto con questo strumento che può essere una novità, cercando di scrivere nuove opere, tra cui Alessandro Corso, un nostro amico compositore napoletano, che ha scritto già tre opere per questo strumento con pianoforte.